Oggi vi presentiamo le caratteristiche più importanti della nuova serie 7, composta da due modelli, 7250 e 7250 HD, tutte e due prodotti nel nuovo stabilimento di Launingen in Baviera. I due modelli sono dotati di un motore Deutz che eroga 247 cavalli. Le differenze principali sono date dagli assali anteriori e posteriori. La versione HD o heavy duty, con un carico massimo ammissibile di 16 tonnellate a 60 km all'ora e un assale anteriore rinforzato, è stata studiata apposta per chi deve fare dei lavori estremi, sia in termini di sforzo di trazione, sia di spinta, come ad esempio la gestione della trincea con l'insilato. Il 7250 TTV invece è un trattore multifunzione che si adatta molto bene sia a operazioni di trazione in campo che operazioni di trasporto. La capacità di sollevamento di 10 tonnellate garantisce l'accoppiamento con attrezzi che richiedono sforzi molto generosi. Un'altra differenza è la gomma anteriore massima, che è di 30 pollici per quanto riguarda la versione normale e di 34 pollici per la versione HD. La normale potremmo dire che viene utilizzata per tutte le aziende agricole e per i terzisti, mentre l'HD viene usata per gli utilizzi estremi. We'll be right back.